Footbox. 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 Un nuovo e moderno ambulatorio per la cura delle ulcere cutanee, le cosiddette ferite difficili, è stato inaugurato lo scorso 30 maggio all'ottavo piano dell'ospedale civile di Pescara e intitolato al carabiniere Claudio Mirante, scomparso lo scorso anno a seguito di un incidente stradale. Una patologia diffusissima, ma che raramente trova centri specializzati che in poco tempo possano soddisfare i tanti pazienti, cosa che sarà possibile ora nell'ambulatorio del nosocomio pescarese, nato su impulso dell'associazione Adricessa Onlus e della sua presidente Carla Panzino. Il 30 maggio del 2012 è un'altra data importante perché Adricessa taglia un altro traguardo nell'ambito di quei tanti servizi che riuscite ad offrire con l'inaugurazione di questo ambulatorio delle ferite difficili. Ebbene sì, un ambulatorio che sicuramente avrà valenza regionale ma anche extraregionale, perché la chirurgia plastica esiste solo nell'ospedale di Pescara e quindi ci sarà questa collaborazione fra dermatologi, chirurghi plastici e anche infermieri che potranno dare un servizio più completo all'utenza. Un'utenza che non ha trovato molte risposte in passato, soprattutto per alcune attività di servizio e terapeutiche che non venivano sviluppate al meglio né in Abruzzo né anche nelle regioni limitrofe. Noi ci auguriamo che questo sia il primo passo per ampliare ancora di più con servizi ambulatoriali e non solo, speriamo anche domiciliari un giorno, tutti quei quasi migliaia e migliaia di persone che chiedono di poter essere assistiti nel miglior modo possibile senza gravare e pesare sul budget e sul volontariato e l'assistenza dei familiari. Ricordo che in genere si impiegano dai 5 ai 6 mesi per trovare una struttura che possa, in caso di ulcere cutanee, che possa comunque aiutare ad assistere i pazienti. E neanche i medici di base riescono a dare delle indicazioni al riguardo, e invece noi, attraverso una campagna molto fitta che poi intensificheremo a settembre anche nelle scuole, non solo nei centri sociali per gli anziani, anche insieme al comune, ci siamo già sentiti anche con i comuni limitrofi, cercheremo di informare tutti i cittadini che esiste questo ambulatorio, che va assolutamente potenziato, ma che comunque è un ottimo inizio per la nostra regione. E poi lo cercheremo di fornire anche delle attrezzature, cercheremo di fornire a breve delle attrezzature che non dovranno poi dirottare questi pazienti in alcune regioni limitrofe del centro-nord per continuare le cure. Quindi avremo anche delle attrezzature all'avanguardia, il materiale che sarà usato sarà all'avanguardia, e ci auguriamo che l'ASL, come sempre ha fatto, possa seguirci e possa aiutarci a servire meglio l'utenza. Anche perché è una patologia abbastanza diffusa questa delle ulcere cutanee, però magari non se ne parla tanto. No, non se ne parla affatto. A tutt'oggi il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a dare neanche dei numeri esatti. E noi sappiamo che c'è un'utenza addirittura pediatrica di circa 30.000 bambini in Italia, ma andiamo anche su oltre 2 milioni e mezzo di pazienti all'anno che cercano un ambulatorio dove rivolgersi per poter essere assistiti. Ripeto, noi adesso stiamo offrendo questo servizio, ma la frontiera sarà anche quella di poterlo fare domiciliarmente. E mi auguro di poter avere un'udienza anche a livello regionale, come ci è stato anche detto, proprio per cercare di fornire al meglio questo servizio per tutti gli abruzzesi, ma anche, ripeto, per le regioni limitrofe come Molise e Puglia, che si rivolgono a noi per la chirurgia plastica già. Mancava forse nel passato una visibilità di strutture che potessero interessarsi di questa patologia, ma al giorno d'oggi tutte le regioni si stanno industriando proprio per creare dei centri di riferimento, perché la patologia è diventata estremamente diffusa, anche molto per il nostro aumentare l'età media della vita, non solo aumentare l'età, ma anche voleva aumentare la qualità della vita, in quanto campare tanto ma molto male non è certo quello che ci auguriamo. Poi anche il fatto che si tengono in vita anche persone, purtroppo anche bambini molto malati, che una volta non sarebbero potuti andare avanti o non sarebbero potuti entrare in una condizione di vita normale, questo
pone questa patologia al centro di un grande interesse per l'enorme aumento delle richieste. Senza scendere troppo nel tecnico, è possibile definire insomma la patologia ferite difficili, cioè di cosa si tratta in sostanza? Allora, sono quelle ferite, piaghe, ulcere, che stentano a guarire. Lei mi dirà perché stentano a guarire. Tante volte stentano a guarire, per più che altro per i tessuti che non funzionano bene. Perché? Per l'età innanzitutto, o per le malattie. E quindi abbiamo, tutti conoscono le ulcere da decubito, le piaghe varicose, ferite distrofiche dovute a traumi, a trattamenti anche medici, talora radiodermiti, esiti di interventi, che essendo i tessuti non in buone condizioni, non con un buon metabolismo, non riescono a guarire spontaneamente. Se non diamo un grande aiuto, forniamo un grande aiuto medico o chirurgico, ecco le tecnologie però attuali. Come funzionerà questo ambulatorio? Questo ambulatorio funzionerà collegato con il reparto nostro di chirurgia plastica, in quanto e sarà diciamo guidato da la dottoressa Breda, dermatologa, in quanto è una patologia che richiede un intervento multidisciplinare. Non si può dire la ferita difficile le deve essere trattata dal chirurgo plastico o dal dermatologo o da qualche altro specialista. La ferita difficile deve essere trattata da tanti specialisti, e qui possiamo creare un centro, sia perché esiste la chirurgia plastica come in pochi ospedali, esiste la dermatologa che lo seguirà, ed esistono tante specialità, perché molte volte abbiamo bisogno dell'intervento degli specialisti di malattie infettive, della rianimazione, del pediatra, di tanti altri specialisti, in quanto se l'organismo non viene sostenuto e non è in buone condizioni anche da un punto di vista generale, i tessuti ne risentono e quindi non rispondono bene. Marianna Breda, dermatologa, all'interno del nuovo ambulatorio che sta per essere inaugurato per le ferite difficili, un servizio ulteriore che riuscite ad offrire alla collettività. Sì, sono estremamente felice di essere qui oggi per l'inaugurazione di questo ambulatorio, e innanzitutto è doveroso da parte mia ringraziare la Onlus Agricessa nelle persone del referente scientifico, il dottor Visci, e la presidente, la signora Carla Panzino, che hanno creduto in me insomma come responsabile di questo ambulatorio, e la Lohmann & Rauscher, grazie alla quale abbiamo a disposizione materiali e strumentazioni sicuramente innovative per la cura di questo tipo di ferite. Le ferite difficili oggigiorno in Italia interessano 2 milioni di abitanti, anche in seguito all'aumento dell'età media, quindi è una patologia molto insomma diffusa, e il nostro scopo è proprio quello di fornire a questi pazienti un punto di riferimento, quindi un valido supporto clinico assistenziale, perché troppo spesso si trovano costretti a girovagare da un ospedale a un altro, vedendosi proporre terapie di vario genere, con un disagio sociale e non risoluzione della patologia. Ecco, il nostro scopo è proprio quello di fornire un valido punto di riferimento in modo da accorciare i tempi di attesa e migliorare ovviamente l'efficacia terapeutica. C'è una sorta di filiera qui, perché c'è la dermatologa, c'è anche il responsabile della chirurgia plastica. Sì, il nostro intento è proprio quello di garantire a questi pazienti un approccio multidisciplinare a questo tipo di patologia, quindi dove è necessario interverrà il dermatologo, se è necessario il chirurgo plastico, in modo da coprire sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista chirurgico l'approccio a questo tipo di ferite. Sono molto anziani i pazienti che hanno questo tipo di patologia, o ci sono anche più giovani? Allora, sicuramente c'è una predominanza di un'età piuttosto avanzata, basti pensare ai pazienti diabetici, ai pazienti arteriopatici, i pazienti che hanno le piaghe, le ulcere da decubito. Però purtroppo oggigiorno sono all'incirca 30.000 i bambini che in Italia presentano anche ferite difficili, quindi interessa anche una fascia di pazienti più giovani. Raffaella Mirante, è un'occasione questa anche per ricordare la figura di suo marito,
cui è stato appunto dedicato l'ambulatorio delle ferite difficili. Io sono molto felice e onorata di aver avuto questa opportunità sia da parte dell'associazione Libri in Moto che da parte dell'associazione Adri Cesta, diretta dalla Carla Panzino. Mi sono trovata molto bene e è un gruppo di persone motivato, e spero che questa iniziativa con questo ambulatorio ferite difficili possa essere un punto di riferimento sul territorio e anche oltre. Mi auguro che questa iniziativa possa crescere ed espandersi il più possibile con il contributo di tutti. Dietro le associazioni poi ci sono le persone, sono quelle che noi contattiamo, viviamo, ed è per questo che mi sento veramente felice di questa iniziativa. Questo giovane servitore dello Stato che prestava servizio appunto nella città di Spoltore ha perso la vita tragicamente in un incidente stradale, e quindi questo servitore dello Stato anche sarà ricordato appunto attraverso questa gran bella iniziativa di carattere sociale molto molto importante che questa associazione fa, e non oggi, da sempre, e quindi è assolutamente da incentivare questo tipo di collaborazione che ci possa essere. Un servizio che peraltro è molto utile poi alla collettività. Sì, è un servizio assolutamente utile per quanto riguarda la cura delle ferite difficili, quindi sono anche iniziative specifiche, non comuni, che risultano essere utili alla collettività di Spoltore, ma anche dell'area metropolitana in genere. Viene inaugurato questo ambulatorio per le ferite difficili, peraltro intitolato alla memoria di un vostro collega, Claudio Mirante. Sì, siamo molto onorati di questa occasione, felicissimi come sempre poi di aderire alle iniziative della Dricesta Onlus, a cui come arma dei carabinieri del Comando Provinciale di Pescara siamo diventati oramai fedelissimi come caratteristica dell'istituzione che rappresento. È facile poi farsi contagiare dall'entusiasmo della Presidente Carla Panzino. Sì, sicuramente è una personalità molto forte, convincente, ma poi l'arma dei carabinieri, che ha tra le sue peculiari caratteristiche anche quella dell'umanità, della vicinanza a chi ha bisogno, a chi soffre, lo facciamo molto molto volentieri. Il dottor Visci, tra le altre cose, è il coordinatore scientifico di Adri Cesta, quindi ci può anche spiegare bene qual è la grande utilità di questo ambulatorio che oggi prende vita, l'ambulatorio delle ferite difficili, delle ulcere cutanee. Sì, intanto io devo ringraziare sicuramente l'Adri Cesta per avermi dato l'onore di continuare ad essere presente in questo ospedale che mi ha visto operare per tanti anni in questa veste di coordinatore scientifico. E poi un ringraziamento anche particolare alla Loman, che ha inteso finanziare questo progetto almeno nella fase iniziale. E credo che sia utile ribadire un fatto, che questo progetto, come tutti quelli della nostra associazione, si inserisce poi in un programma di potenziamento della stessa ASL. Infatti lo stesso direttore generale ritiene che questo ambulatorio delle ferite difficili dovrà essere sicuramente potenziato, così da risultare un punto di riferimento non solo per l'ASL di Pescara, ma per tutta la regione e non solo. Del resto questa struttura ospedaliera ha tutti i requisiti e tutte le specialità per concorrere a costituire quel team multidisciplinare che è essenziale per la diagnosi e la terapia delle ferite difficili, che nonostante le migliorate condizioni di vita dei soggetti continuano ad essere estremamente numerose, estremamente importanti anche per tutte le condizioni di vita nelle quali noi ci troviamo. Per cui, a parte l'età avanzata, ma soprattutto anche l'oncologia, l'ortopedia, le caratteristiche traumatiche, sono tutte condizioni che effettivamente concorrono a rendere indispensabile disporre di un presidio di questo tipo. E io sono sicuro che nell'arco di un paio d'anni noi saremo in grado di testimoniare all'opinione pubblica che l'intervento che oggi viene fatto sia veramente un punto di riferimento per chi ne ha bisogno. Un ambulatorio che mette insieme tante competenze, cioè una sorta di filiera della medicina, perché si passa dalla dermatologia alla chirurgia plastica. Sì, e non solo, perché rientra anche le malattie infettive, l'ortopedia, l'oncologia,
la pediatria, l'endocrinologia, la nutrizione, perché poi non dobbiamo dimenticare, anche se sembra un elemento marginale, che il problema della nutrizione è essenziale per poter non solo impedire la formazione di ferite difficili, ma soprattutto per guarirle. Quindi ecco, la possibilità di lavorare in rete con un'equipe multidisciplinare, cosa che poi l'essenza del lavoro ospedaliero, diventa fondamentale. Quindi nella ASL di Pescara, nell'ospedale di Pescara, è possibile curare le ferite difficili? Assolutamente sì, è possibile curarle, è necessario peraltro rafforzare questo meccanismo di intervento integrato, perché poi alla fine quello che fa la differenza è la capacità di lavorare in team. Un altro appunto traguardo di Adricesta, delle sue volontarie e anche di quegli sponsor che vi hanno aiutato per realizzare questo sogno. Beh sì, questi sogni sono talmente forti che senza gli sponsor non potremmo portare avanti nulla. Io ringrazio la Lohmann e Rauscher e con l'amministratore che si è immediatamente reso disponibile ad ascoltarci e a raccogliere le nostre istanze. La ASL sicuramente che ci ha fornito anche una grande assistenza di spazi e di personale medico, e ringrazio anche la Libero in Moto, che è un'associazione di forze dell'ordine, motociclisti, forze dell'ordine e carabinieri, che già da tempo ci aiuta con donazioni, che anche questa volta l'ha fatto proprio dedicandolo a Claudio Mirante, un loro collega scomparso, ma ripeto, senza anche questi aiuti non potremmo fare molto, perché i tempi sono difficili, queste sono imprese anche abbastanza costose e dovendo anche pensare al personale medico e infermieristico che si dedica a questa attività, sicuramente senza questi grandi appoggi non avremmo potuto fare nulla. Quindi un grazie, perché seppur i tempi non sono facili, c'è ancora chi ragiona un pochino più con il cuore. Giusto Dalla Favera, amministratore delegato della Lohmann & Rauscher, che ha raccolto prontamente l'appello di Carla Panzino e delle volontarie di Adricesta per sostenere l'apertura di questo ambulatorio delle ferite difficili. Sì, noi ci siamo fatti coinvolgere ed è difficile non essere coinvolti dalla Adricesta e dalla signora Panzino per un'iniziativa che è assolutamente importante, perché non solo a livello regionale ma in tutta Italia la volontà e la necessità di trovare dei punti di riferimento che riescano a curare e seguire dei pazienti in maniera completa, quindi non solo parziale, è assolutamente sentita, e si tratta di una patologia assolutamente diffusa di cui poche persone ne parlano. Molti ne soffrono, però non sanno dove andare. Quindi avere la volontà di portare avanti un progetto del genere lo troviamo molto importante. Perseguite anche un po' la linea della vostra azienda di essere vicina comunque a questo tipo di iniziative? Assolutamente sì, la nostra è un'azienda che è presente sul mercato italiano comunque da oltre 60 anni e nella nostra attività ci facciamo sempre affiancare da dei professionisti che raccolgono le esperienze e cercano di passare l'esperienza che fanno proprio per portare avanti un servizio volto all'utenza. Un servizio questo che permetterà peraltro di fare una sorta di ricognizione di quella che è questa patologia, che probabilmente è sconosciuta al sistema sanitario nazionale, nel senso che non ci sono numeri effettivi, e permetterà anche di dare sollievo alle tante persone che ne soffrono. Assolutamente sì, numeri non ufficiali parlano di oltre 1 milione di persone che soffrono di queste patologie. Non ne parlano, ma proprio perché anche lo stesso utente che ne soffre, a volte non sapendo dove rivolgersi, non c'è un'evidenza. E quindi sono tutte attività assolutamente indispensabili per tirar fuori queste problematiche, perché comunque sono delle problematiche che rendono problematica la vita anche sociale a volte del paziente. Davide Somma, presidente dell'associazione Libero in Moto, avete dato insomma il vostro pieno sostegno a questa iniziativa importante, perché si offre un servizio alla collettività di evidente spessore, questo ambulatorio per le ferite difficili. Eh sì, praticamente Libero in Moto è una sezione del CC Motor Day, che è un'associazione di carabinieri e simpatizzanti motociclisti che uniscono la passione della moto alla raccolta di fondi. Noi organizziamo proprio queste manifestazioni, quest'anno è stata organizzata quella nazionale qui in Abruzzo proprio dalla nostra sezione Libero in Moto, e ci ha permesso tramite le iscrizioni dei partecipanti e gli sponsor, tra i quali privilegiamo sempre Faieta che ci ha dato sempre un grandissimo contributo in queste iniziative,
abbiamo raccolto 25.000 euro. Parte di questi 25.000 euro li abbiamo dati a Carla Panzino, direttrice della Dicesta, con la quale collaboriamo volentieri proprio perché ci fa vedere dove finiscono i fondi che noi raccogliamo con tanti sacrifici. E appunto in questo caso per la realizzazione di questo splendido ambulatorio. Ti siete fatti incontagiare un po' dall'entusiasmo di Carla Panzino? Sì, sì, diciamo che abbiamo sposato le sue iniziative già da diversi anni, con Un Sogno nel Cassetto, altre attività, l'ambulanza donata anche alla Croce Azzurra, abbiamo fatto anche diverse attività insieme, diciamo. Quindi una collaborazione duratura proprio per la concretezza dei suoi progetti e l'effettivo impiego dei fondi. Dottor Guarino, direttore sanitario dell'ASL di Pescara, l'azienda si dota di un ulteriore servizio anche grazie all'impulso dell'associazione Adricesta e della sua presidente Carla Panzino. Sì, come al solito Carla Panzino è sempre molto attiva e con la sua associazione ci dà anche un notevole aiuto, in quanto che sono spesso delle situazioni ambulatoriali eccetera che meritano un particolare impegno, e in questo senso le associazioni, diciamo, ONLUS ci vengono incontro, soprattutto in determinati settori che spesso potrebbero anche essere considerati non di prima istanza, ecco, non servizi essenziali, ma invece a volte si rilevano patologie particolarmente importanti e soprattutto anche molto delicate. Per cui noi siamo ben lieti di poter usufruire di questo appoggio che ci dà la Dicesta. Il reparto di chirurgia plastica è uno dei pochissimi, diciamo, anche reparti della regione e si impegna notevolmente nel settore specifico con un'altissima professionalità. Quindi in un certo senso questo sicuramente andiamo ad aggiungere qualcosa, diciamo la ciliegina sulla torta, come si dice, no? In questi casi, è un qualcosa in più che sicuramente ci porterà un grosso vantaggio, soprattutto a favore di pazienti che hanno delle patologie molto delicate. E quindi possiamo dire che da questo 30 maggio 2012 presso l'ospedale di Pescara è possibile nell'ambulatorio Claudio Mirante curare le ferite difficili. Le ferite difficili, che sono situazioni particolari, spesso in conseguenza di incidenti oppure anche di asportazioni, a volte di problematiche di natura tumorale eccetera, in cui sono la guarigione presenta delle difficoltà, quindi c'è bisogno di un'assistenza continuativa è fatta da un personale molto qualificato che soltanto in un reparto, ecco, di chirurgia plastica come il nostro può essere effettuato.